giornata di grazia oggi, perché Maria qui in mezzo a noi, nostra madre. Ricordiamo l'8 maggio dell'anno scorso, quando la Madonna è venuta qui in mezzo a noi. Abbiamo quella bella cassetta dove si sente la voce di Maria, la voce degli angeli. Anche questa mattina la Madonna è qui, è scesa nel giardino insieme con Gesù, ma ha trovato che tanti alberi sono infestati e vuole impetrare dal suo figlio Gesù la disinfestazione, la liberazione di tante e tante persone, in modo che la fioritura proceda avanti, la ligatura dei piccoli frutti sia assicurata e il raccolto sia abbondante. C'è stata una invasione, quella di Sennacherib. Ancora non siamo liberi completamente dal male che ha portato Sennacherib, però siamo sulla via della liberazione. Il testo che ci è venuto è di 37 di Isaia. Il Signore dice che è intervenuto, ci ha liberati e dobbiamo aver fiducia in Lui. Egli sta cacciando il nemico che si è infiltrato in mezzo a noi. Lo ha preso per le narici con un anello e con un morso alle labbra e lo fa tornare indietro. In quanto a noi, il Signore ci dice: questo ti serva di segno, oggi è l'anno del Giubileo. Si mangi quest'anno ciò che nasce dai semi caduti. Nell'anno prossimo, quanto crescerà da sé. Al terzo anno seminerete e pianterete e avrete una grande abbondanza di frumento e di frutti. Grazie, Signore. Chiediamo al Signore allora in questo momento la liberazione da tutto ciò che il nemico ha fatto in mezzo a noi. Ecco, io pronuncio una preghiera di liberazione. Non dobbiamo illuderci che tutti siamo liberi completamente, no? Sappiamo che i gruppi di rinnovamento sono visitati dal nemico perché vuole impedire la lode al Signore, vuole impedire il progresso nella virtù, perché noi siamo truppe di assalto, siamo truppe in avanguardia ed è contro di noi che si accanisce, ci lega, ci impedisce di poter agire, di poter lottare. Ecco perché siamo i più esposti. Però il Signore ha più cura di noi, perché le truppe di avanguardia, le truppe di assalto debbono essere ben preparate per subire l'attacco e preservare le retrovie in modo che si possa avanzare nel campo nemico e riportare vittoria. Però abbiamo bisogno di questa liberazione. Nessuno si creda libero completamente. Libero completamente ce n'è uno, Gesù. Quando verrà il nemico, egli diceva: non troverai in me nulla di suo. Lo poteva dire lui. Segno che in noi trova qualche cosa di lui, di se stesso. Degli addentellati. Gli addentellati sono i peccati a cui aggrapparsi per turbarci, a cui attaccare i legami, le corde, le reti. Chiediamo in questo momento al Signore di sganciarci da tutti i legami e da tutti i piccoli tranelli che sono dentro di noi, gli anelli, i ganci
in modo che il nemico un po' possa allentare le corde e noi possiamo evadere dalle trame del nemico e avanzare più liberi nella via che il Signore ha segnato, combattendo per noi, combattendo per i fratelli, combattendo per la vittoria. Signore Gesù, ti preghiamo in questo momento di venire a sciogliere tutti i nostri legami. Ti chiediamo in questo momento, Signore Gesù, di venire in mezzo a noi, di radere le tenebre della nostra mente. Liberi il nostro cuore da tutti i legami funesti. Libera i nostri occhi, le nostre labbra, le nostre orecchie, i nostri sensi, il nostro corpo da tutti i legami del nemico. Signore Gesù, noi ti chiediamo di venire a liberarci in questo momento. E voi tutti, fratelli e sorelle, disponetevi alla preghiera di liberazione. Sorgi, Signore, e sia dissipato il tuo nemico. Vengono gli angeli santi, o Signore, in questo momento a liberarci e a custodirci. Sorgi, Signore, e vieni il nostro aiuto. La potenza del Signore sia su di noi per liberarci. La grazia del Signore sia dentro di noi per sostenerci. L'aiuto del Signore sia davanti a noi di giorno, la sua protezione dietro di noi di notte, la sua presenza sia sempre con noi e ci assicuri il cammino nelle tenebre della vita. Sorgi, Signore, e sia dissipato il tuo nemico. Vengono gli angeli santi a liberarci e a custodirci. Visita, Signore mio Dio, questa tua abitazione. Manda gli angeli santi a liberarci e a custodirci nel tuo nome. Te lo chiediamo per la tua stessa passione e morte, o Signore Gesù, per la gloria del Padre. E nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, voi forze del male allontanatevi da noi, perché noi siamo di Dio, noi apparteniamo a Lui. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace a noi nell'intimo della nostra coscienza. Sia pace, serenità, gioia a tutti noi per la grazia del Signore nostro Gesù Cristo. Amen. Amen.